Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. E questa sera abbiamo un gradito ospite, abbiamo con noi il dottor Giuliano Mignini, lo conoscerete tutti, insomma, lui è stato un magistrato, un'eccellenza, diciamo, della magistratura italiana. E è stato anche per un breve periodo, poi glielo chiederò, è stato anche giudice, diciamo, quindi ha svolto tutte e due le situazioni. Allora, con noi stasera c'è Gianluca Di Febbo. Salve a tutti. Daniele Piccione. Buonasera a tutti. E Francis Trinibet. Buonasera, buonasera a tutti. Dottore, allora io la prima domanda che le faccio, vorrei chiederle come nasce la situazione, come nasce a Perugia la situazione che poi unirà la sua indagine, diciamo, a quella sul mostro di Firenze. Io posso raccontare come accadde, perché questa vicenda in qualche modo si è intrecciata con la mia vita, nel senso che io ero la mia vita con la mia esperienza anche professionale, perché io ero negli anni del liceo, io ho conosciuto, perché frequentava lo stesso liceo, il Narducci. Non lo conoscevo bene, ma insomma ci si vedeva, ci si salutava, come accade in un liceo classico di ginnasio, liceo di provincia, insomma, di una città grande, piccola come Perugia, grande nella storia, diciamo, piccola nella situazione contemporanea. E poi la lettura del giornale La Nazione, che è il giornale all'epoca, soprattutto, anche oggi credo, il giornale più diffuso a Perugia, il giornale fiorentino, ha tenuto sempre la città in stretto collegamento con le vicende del mostro. Cioè a Perugia era molto sentita questa storia, anche quando non si pensava al Narducci come possibile personaggio coinvolto. Poi io mi ricordo che tutto cambiò, cioè c'erano dei settori, c'erano degli ambienti nei quali si parlava già prima della morte del medico del coinvolgimento di questo soggetto nella vicenda. Io mi ricordo, e posso citare i ricordi delle indagini, posso citare un esame di persona informata sui fatti, dei carabinieri
che era appuntato, non mi ricordo se del nucleo di polizia giudiziaria che allora dipendeva dalla Procura Generale al tempo del vecchio codice, oppure se era del nucleo operativo del gruppo Carabinieri di Perugia. Si chiamava, questo è importante questo personaggio, perché lui si ricorda di aver avuto ordine di portarsi nella villa di San di San Feliciano, che è la cittadina, la frazione del comune di Magione che sta a oriente, nella parte orientale del lago, di portarsi in questa villa per seguire e individuare le auto e i personaggi che frequentavano questa villa prima ancora della morte del medico. Lui ha citato, adesso non ricordo bene, mi pare era sicuramente prima della morte, qualche anno prima. E questo io l'avrei saputo nel corso delle indagini, ma per quanto riguarda la mia esperienza, tutto scoppiò in una maniera, diciamo, generalizzata. Non è un discorso di dicerie, di cose che si sussurrano in certi ambienti e non in altri, era una sorta di fatto notorio localizzato. Cioè, a Perugia muore Narducci dopo qualche giorno, mi ricordo proprio più o meno perfettamente, dopo qualche giorno viene fuori, tutta Perugia dice, e in termini netti, proprio: il mostro è lì e non colpirà più. E diciamo, questo poi a prescindere da quella realtà delle cose, questo poi è avvenuto. E quindi io seguì, poi ovviamente rimasi colpito da questa vicenda, perché era una persona che era un coetaneo, aveva un anno più di me e frequentava lo stesso liceo. Quindi io ho seguito questa vicenda, ho seguito tutte le indagini, ho seguito come leggendo i giornali, come privato cittadino. Ero entrato nel frattempo in magistratura nel 79, insieme con tanti altri magistrati come Paolo Canessa, è del mio concorso, come Alessandro Crini, Otello Lupacchini, che con cui siamo fianco a fianco nella storia del concorso, e non so, Michele Renzo, poi c'erano tanti altri soggetti. E in sostanza, quando entrai io fui destinato, ecco la prima destinazione, a Volterra in provincia di Pisa, che è una zona però abbastanza nel cuore della Toscana, non è spostata molto verso, cioè è spostata verso il Tirreno, ma insomma, però si sente molto poco pisana Volterra, è molto legata all'entroterra. E ricordo che quindi le notizie dei primi delitti, a parte quello del 74 in cui ero a Perugia, cioè, ma le notizie dei primi delitti, quelli, i due dell'81 e il delitto di Baccagliano di Montespertoli, io li ebbi quando le ebbi queste notizie quando mi trovavo a Volterra. E mi ricordo che soprattutto l'ultimo colpì la cittadinanza, perché il delitto si svolse, mi pare, lungo la via Volterrana, che è il delitto di Baccagliano. Sì, la via Volterrana è parallela a via Virginia Nuova, esattamente. Esatto. Le ipotesi, esatto. Sì. Me lo ricordavo bene. Poi io sono stato chiesto il trasferimento fra l'altro a Volterra ho svolto attività come pretore in rogatoria, ho dovuto interrogare su richiesta di varie autorità giudiziarie i detenuti di questa casa di reclusione, non era una carcere mandamentale Volterra. Mi ricordo Pandico, prima delle dichiarazioni che avrebbe fatto contro Tortora, mi ricordo di aver letto, mi pare,
degli atti che riguardavano Tuti, Mario Tuti era stato a Volterra, e insomma sono stato poi trasferito su domanda al Tribunale di Terni, dove ho svolto per 7 anni un'attività di giudice sia civile che penale, che giudice del lavoro. C'era, tra l'altro, la materia del lavoro la trattavo anche a Volterra, perché c'è la famosa centrale di Larderello dell'Enel. Poi io sono tornato a Perugia io me lo ricordo bene quel periodo, perché è l'estate del 2001, perché in quel periodo successe il trasferimento dell'ufficio della procura dal centro al luogo, all'edificio che aveva ospitato fino ad allora la questura, e questo avvenne nell'estate del 2001. Poi ci fu il G8, e uno dei poliziotti che lavorava con me, sovrintendente Emili Salvatore, che lavorava su quel procedimento delle famose telefonate di minaccia, mi disse che doveva assentarsi perché doveva andare a Genova e sarebbe ritornato, e quindi rimanemmo d'accordo che ci saremmo rivisti dopo il G8. E poi ci furono, questo è l'altro, ci furono gli attentati alle Torri Gemelle. Ecco, sono questi fatti, io li ho memorizzati e ho collocato più o meno perfettamente, adesso è passato molto tempo, ma la memoria ancora ho sempre avuto una grossa memoria. Mi ricordo che queste telefonate, che erano telefonate molto sgradevoli, mi ricordo, e che erano fatte da, a me sembravano due persone, un uomo e una donna, un uomo che aveva una inflessione linguistica di tipo, diciamo, del non perugina, dell'Umbria sudorientale, tipo Foligno, Spoleto, quella zona lì, e poi c'era la voce femminile, che era di una donna piemontese. Come avrebbe accertato il nucleo fonico del RIS Carabinieri di Roma, a cui affidai questo accertamento? E poi ecco, queste telefonate piano piano cominciarono a spostarsi, a investire la vicenda fiorentina. Mi ricordo grosso modo accadde più o meno attorno agli attentati alle Torri Gemelle, più o meno, prima Pacciani e poi Narducci, questa era la definizione, traditori di Satana, perché questi soggetti si affermavano membri di una sorta di setta satanica che minacciava questa signora, questa estetista, e voleva rapirle il figlio, questo gliel'avevano preannunciato. E quindi quando cominciò a venire fuori il discorso Narducci, io cercai di capire, di fare accertamenti sempre nell'ambito di quel procedimento, e sentii soprattutto il medico legale, che era presente nella zona del lago il giorno del rinvenimento del cadavere, aspettava di essere chiamata perché doveva essere lei a effettuare l'autopsia, non ci pioveva, bisognava fare l'autopsia, invece non fu chiamata, non fu fatta l'autopsia, non furono scattate le foto che abbiamo sono foto scattate dal fotoreporter Crocchioni della Nazione, recentemente scomparso, che ha fatto un lavoro prezioso, perché senza quelle noi non avremmo, e anche, diciamo, sì, le foto che riprendono poi personaggi che erano presenti sul pontile, c'era una contraddizione incredibile in questa vicenda del pontile, cioè assenza di accertamenti, perché non fu fatto praticamente niente, e quando l'ha puntato Piga, un carabiniere sardo, provò a
a richiamare l'attenzione dei presenti dicendo: ma queste sono ematomi, questi sono, bisogna fare. E qualcuno, quasi certamente il questore, gli intimò di tacere e lui dovette star zitto e si è portato dietro questa sorpresa, per tutta la sua vita. E era presente quindi il questore per un caso di annegamento, questa fu liquidato come annegamento da probabile episodio sincopale, ma senza autopsia, e per provare l'annegamento ci vuole l'autopsia ed esami specialistici, e c'era senza autopsia, senza foto, senza un normale esame esterno del cadavere, e praticamente quindi non fecero niente, non fu portato all'obitorio. Questa è la situazione. A fronte di tutto questo c'era uno spiegamento di forze incredibile. Questore che non ha funzioni di polizia giudiziaria, e squadra mobile, la stazione carabinieri di Magione, la stazione carabinieri di Castiglione del Lago, che aveva in dotazione la pilotina con cui era stato ripescato il cadavere, vigili del fuoco, elicotteristi di Arezzo, chi più ne ha più ne metta, a fronte di una nullità totale di accertamenti. Questa è la situazione, col divieto assoluto per la gente di avvicinarsi al cadavere. Quindi mi ritrovai trasmisi, perché emerse la notizia di reato, cioè il sospetto praticamente del possibile omicidio, perché questo è quello che disse il medico legale, e quindi io aprì il procedimento per l'omicidio e trasmisi poi gli atti, trasmisi le copie degli atti alla Procura di Firenze, e il 9 novembre 2001 il collega Canessa, io mi ricordo che portavo a spasso il mio vecchio cane Argo, si chiamava, è morto, è testimone di questo collegamento di indagini, e mi disse: da questo momento le indagini sono collegate, perché tu ti occupi della morte del Narducci, io mi occupo dei delitti, perché le due vicende sono connesse. Noi avevamo in quel momento come aggiunto a Perugia la dottoressa Della Monica, che ha seguito anche lei, mi ricordo, quando io disposi poi, cominciai le indagini, disposi poi l'accertamento, prima una consulenza ripetibile sugli atti, e il medico legale, il professor Pierucci dell'Università di Pavia, mi raccomandò l'autopsia d'urgenza. E quando poi gli conferì l'incarico di accertamento irripetibile 360, lui era presente al mio fianco la dottoressa Della Monica. E poi siamo andati avanti, sono venute fuori le notizie, che tutte le notizie importantissime che sono venute fuori dall'autopsia. E poi successivamente, quando la foto del Narducci è stata mandata, è stato costituito il GIDES, cioè l'organismo che era deputato ad assistere il dottor Giuttari nella messa a disposizione delle due procure, quando fu mandata la foto del Narducci nelle zone dei delitti, fu riconosciuto dalla gran parte delle persone. Ci sono tanti, c'è per esempio il famoso carabiniere Giovannoni, che si ricorda, non so se l'avete seguito, quindi sì, è inutile che ci sia. Della scorta della regina d'Olanda, no? Sì. Beatrice della principessa, o Irene d'Olanda, una cosa del genere. Hanno la tenuta a Pratale lì vicino, sì. Lui era di servizio, e la mattina prima di partire si accorse che c'era una macchina targata Perugia con l'emblema dei medici,
e con Vanni che custodiva la macchina. Entra nella farmacia, di chi è con piglio militaresco, perché insomma, e di chi è quella macchina? E escono fuori dal retrobottega Narducci e Calamandrei e lì comincia, si presenta. Allora il militare si calma un po' perché è un dottore, questo è un concittadino, Narducci, e quindi finisce lì. Lui si ricorda questo episodio, che è un episodio molto significativo. E poi sono andati avanti, poi ovviamente ci sono state, in questa indagine sul livello superiore, ci sono stati i problemi di ogni tipo. C'è stato soprattutto, io mi ricordo, il periodo critico, molto critico, fu il momento precedente la riesumazione e quindi l'autopsia, perché coincise anche con la famosa vicenda degli sfregi nelle cappelle del commiato dell'ospedale di Careggi, che noi, diciamo, sentimmo, avvertimmo come un segnale che c'era stato dato, perché voi volete fare la riesumazione del cadavere e questi fanno i tagli ai cadaveri. Insomma, c'erano delle connessioni, almeno all'apparenza, che noi avvertimmo, mi ricordo. Poi c'erano messaggi contro Giuttari, che io conobbi. Il primo che conoscevo era Canessa. Giuttari lo conobbi, diciamo, successivamente. Non facevo subito amicizia, perché però non lo conoscevo io prima. Siete tuttora amici? Sì, sì, siamo molto amici. Sì. Non andiamo sempre d'accordo, per carità, perché però insomma siamo amici, siamo molto amici. Allora Daniele, è normale non andare sempre d'accordo, è una cosa normale, quindi significa che non andare sempre d'accordo è sinonimo di intelligenza, significa che non è forzata la cosa, ecco, quindi significa che se uno ha idee, diciamo, Gianluca. Sì. No, dicevo che quando era fuori ha tirato una parentesi interessante che mi piacerebbe approfondire. Daniele, puoi farla te la domanda, insomma, tanto lo sappiamo. Allora, per entrare proprio nel merito profondo della questione, chiederei al procuratore Mignini di raccontarci due cose che riguardano fondamentalmente la sua esperienza personale, che io chiamerei quindi pregiudizio, cioè prima che entrasse ad occuparsi in quel fatidico 2001 della vicenda del Trasimeno. E le domande sono due. La prima è questa: che conoscenza aveva personale del Narducci come figura, dato che tutto sommato era un suo quasi coetaneo, un frequentatore del suo stesso liceo, una persona che quindi entro certe misure frequentava il suo stesso milieu, il suo stesso ambito, in una cittadina così particolare come è Perugia, come diceva lei prima in apertura, grande e piccola allo stesso tempo. Ecco. E poi la seconda domanda, questa sicuramente più dentro al tema invece investigativo puro. Procuratore, lei si convinse inizialmente di un coinvolgimento del Narducci come, diciamo, come terzo altro, ovvero sia come parte di una congrega, oppure tendeva a leggere i profili di responsabilità individuali? Dunque, per quanto riguarda come vedevo il Narducci, quella che era la mia esperienza del Narducci, era, non avrei mai immaginato che avrei letto di lui certe cose, perché era, scusate l'espressione, era il tipico figlio di buona famiglia che apparteneva ad un gruppo abbastanza elitario, diciamo, per censo, e non si mescolava molto con gli altri. Oggi si direbbe, adesso scusate la battuta, si direbbe un fighetto, no?
in questo senso. Era molto ricercato dalle donne, questo mi ricordo. Era nello stesso tempo era uno che non dava molta confidenza, e questo accadeva anche, poi lo sarei venuto a sapere, nell'ambiente medico, dove c'era una categoria di medici che venivano da fuori soprattutto, che con cui lui non a cui lui non dava molta confidenza. Era, io me lo ricordo, ecco, mi ricordo un particolare, questo me lo ricordo perché è giusto che lo dica qui. Io ero in quel momento quasi un testimone. Io mi ricordo che poco prima della scomparsa, era una giornata estiva, mi ricordo, probabilmente era appunto il periodo agosto, forse qualcosa, un periodo estivo. Io stavo girando, abitavo allora nei pressi della RAI, non so se conoscete la RAI a Perugia, e nei pressi dell'allora questura e carcere femminile, perché erano lì vicini. E mi ricordo che stavo tornando a casa, venivo da, mi ricordo da dove, forse da, e mi ricordo che lo incontrai. Avete presente l'Hotel Plaza? No, l'hotel, quell'albergo che c'è in Piazza Partigiani. Già c'era in quel momento, non c'era più, c'era lo stadio Santa Giuliana, non c'era, c'era dove non si giocava più il calcio perché era già al Renato Curi. Quindi lui stava armeggiando intorno alla sua moto, che mi pare fosse giallo-rossa. Io mi fermai, lo salutai, perché ci davamo del tu, ciao, come stai? E lo vidi, e il suo aspetto fisico e il suo atteggiamento mi impressionò, perché sembrava visibilmente come malato, dimagrito, molto dimagrito, rispetto a quello che era, era psicologicamente, si vedeva, era giù, molto giù, e mi ricordo aveva un paio di occhiali molto scuri, da cui io colsi dalla parte, mi pare dalla parte destra, perché mi si mostrava, vedevo il lato destro del viso, vidi una ferita attorno all'occhio sinistro, all'occhio destro, e lui evidentemente copriva, o aveva avuto un problema, io pensai a un discorso di fotofobia dovuto a qualcosa. Mi ricordo che questa cosa mi impressionò, perché era veramente messo male, ma molto male. Lo salutai, me ne andai, e rimasi e ne parlai, mi ricordo ne parlai anche con mia madre, che diciamo che a Perugia ci si conosce un po' tutti, e era un coetaneo che stava in un'altra sezione, peraltro, in un'altra classe, però mi ricordo questo particolare si verificò, penso, proprio nella estate che precedette l'ottobre, quindi la sua scomparsa. Questo è quello che io ricordo. Punterebbe su settembre o su agosto? Domanda. Guardi, forse era settembre. Forse era settembre. Forse settembre avrebbe un significato ben diverso, oggettivamente. Adesso, però io non vorrei, perché il discorso fa pensare, il discorso della ferita era una ferita profonda, e lui nascondeva con occhiali scurissimi. Non mi ricordo, però, ecco, non posso dire. Cioè, se uno si propone di farlo, però era quel periodo, ecco, poteva essere settembre, anche inoltrato, perché. Perugia, quindi dopo il delitto, viene da dire, questo
È difficile. Dottore, difficile. Però ripensai quando scomparve, ripensai a questa cosa. Ripensai poche settimane più tardi, quindi qua, sì. Massimo settimana dopo. L'altra domanda qual era, dottor Piccione? Volevo fare una responsabilità individuale o di gruppo di Narducci, scusa Daniele. No, a Perugia era visto come singolo. Io quando pensavo al mostro, anche se mi venivano dei dubbi ogni tanto, e soprattutto poi quando cominciai le indagini vidi che c'era un ufficiale dei carabinieri, uno dei pochi che cercò di veder chiaro in questa vicenda, il colonnello Colletti, che comandava l'aliquota carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria, che segnalò, diciamo, al procuratore generale, ma inutilmente, il fatto che lui aveva una fonte, aveva notizie che portavano al Narducci e che fosse, diciamo, a capo di un gruppo, e mi pare poi aggiunse che godeva di forti coperture istituzionali. Questo è quello che mi pare lui disse quando lo sentì durante le indagini. Però nel momento in cui scomparve, nei primi anni, lui era singolo, era visto come singolo. Infatti io poi fui a Firenze, quando mi chiese il collegamento di indagini, io dovetti andare e accettare la imposta, non è che non la condividessi in quel momento, però dovetti accettare l'impostazione fiorentina su questo, cioè il fatto che fosse un gruppo di persone. E oggi ne sono più convinto che mai di questa cosa. Dottore, ho una domanda proprio su questo fatto del settembre 85. Allora, a me risulterebbe, e lo chiedo a lei, che da alcune indagini svolte la presenza di Narducci, di Narducci l'8 settembre 85 nei pressi di Impruneta, è una cosa confermata questa, cioè dalle indagini, o è solo una budata, diciamo? No, io sulla presenza del Narducci, questo io non sono in grado di dire. Sono in grado, l'unica cosa che sono in grado di dire è che con certezza lui era in Italia l'8 settembre, in quei giorni di settembre, cioè non era negli Stati Uniti. Impruneta, non le risulta a lei. Questo io lo posso dire. Quello che poi venne fuori, la cosa strana, questa è una cosa piuttosto strana, è che l'ispettore Napoleoni, che era uno dei personaggi più importanti della squadra mobile, non era il capo, perché il capo era il dottor Speroni, ma era il vecchio maresciallo di pubblica sicurezza, insomma era anche un investigatore brillante, insomma, piuttosto. Lui si interessò all'indomani del delitto degli Scopeti, fece accertamenti su Narducci a Firenze, a Foligno, senza che vi fosse un incarico, una delega di indagini da parte dell'autorità giudiziaria fiorentina. C'è il brogliaccio degli straordinari della squadra mobile, in cui lui annota e l'ha confermato questo lui l'ha detto. Poi ovviamente ci sono addirittura degli appunti che fanno riferimento ad un locale, Jackie O, che è un locale che esiste tuttora, piuttosto di moda a Firenze. C'è il riferimento a un certo Paolo Poli, come se ne parla nel contesto
del delitto della Caltabellotta, e c'è addirittura in uno di questi appunti la dicitura feticci, addirittura. E quindi ecco, lui è una di quelle cose che sono successe in questa vicenda che sono veramente, sono, io sono ormai abituato a queste cose strane, perché qui ne ho viste tante, ma come questa veramente, questa è un'altra, ma ce ne sono tante così. Quindi io, dove fosse il Narducci in Pruneta, questo non mi risulta. Risulta, c'è un appunto a matita dell'archivio della SAM, in cui viene indicato il numero di targa, mi pare, del Narducci, come se fosse stato attenzionato, insomma, fosse, però ecco, questo è, si dice dove abitava, però è il numero scritto a matita. Voi pensate che io sono intervenuto a distanza di 16 anni dal fatto, e non avevo la possibilità di vedere i tabulati telefonici, non avevo niente, ecco, ho fatto quello che ho potuto fare, insomma. Ci sono anche tante situazioni che non hanno riscontro documentale, ma è verosimile che ci siano state, come per esempio la famosa vicenda Emanuele Petri, quella è un'altra. Quindi ecco, questo è quello che posso dire. Lui sicuramente, questo lo posso dire, sicuramente nei giorni fino alla, per tutta la prima metà di settembre 85 era in Italia, perché lui andò negli Stati Uniti pochi giorni verso la fine di settembre, e in modo tale da ritornare a Perugia dopo pochi giorni per la festa di San Francesco, 4 ottobre, perché si chiamava, sia lui che la moglie si chiamavano Francesco e Francesca, c'è questo aspetto. Certo. E poi ci sono anche, soltanto la moglie che lo dice con certezza, e lui era in Italia, lo dice anche la impiegata del professor Morelli, il suo capo, diciamo così, e lo dice anche un amico che aveva il babbo ricoverato, e tutti i giorni il Narducci, lui si ricorda che tutti i giorni di settembre, salvo qualcuno, insomma, lui, il Narducci, andava a visitarlo e gli portava le notizie del babbo. Quindi che lui stesse a Perugia, che lui stesse in Italia in quel periodo, certo. Poi dove stava questo? Procuratore Migni, lei ha sfiorato tantissimi temi in questo intervento, no? La domanda di Marco era suggestivo, il problema dell'Impruneta. Io ne sceglierei uno da approfondire, che riguarda Napoleoni. Lei certamente sa che negli ultimi tempi su quei famosi appunti di Napoleoni si è cominciato a scavare un pochino più in profondità. Quindi le chiederei, innanzitutto, nella vostra udienza preliminare, che diede vita alla sentenza, la sentenza Micheli, poi annullata in Cassazione, la domanda è: apparvero per intero questi appunti oppure furono semplicemente analizzati come stralcio? E ancora, riusciste a sentirlo davvero in modo soddisfacente, diciamo, Napoleoni? Domanda molto, molto intelligente. Io mi ricordo che noi adesso abbiamo una situazione molto più tranquilla, diciamo, ma io mi ricordo che a fare i processi in quel momento, e vi posso dire, c'erano, io ero praticamente da solo, c'era il difensore di parte civile della Spagnoli, c'era qualche altro difensore di parte civile, ma la gran parte degli avvocati erano tutti, c'era l'avvocato, mi pare, non so se c'era Zanubini, no, era difensore di Calamandrei, c'era Traversi, l'avvocato Traversi, c'erano personaggi, c'era, mi pare, l'avvocato Filasto, che era incontenibile nelle sue arringhe, e
E c'era poi questa situazione, questa udienza preliminare, questo io fra l'altro, ecco, vorrei che fosse chiaro questo particolare. Io venivo da un periodo, questo non so se lo sapete, in come effetto della famosa cassetta registrazione delle confidenze dello sfogo di Canessa contro il suo capo, che poi ha dato luogo alla, anche quella vicenda poi ha dato luogo al procedimento a nostro carico, perché è stato anche quello, ci fu l'intervento del capo della procura di Genova, perché Genova era coinvolta nelle indagini. Io avevo trasmesso gli atti a Genova, io credevo che loro stessero indagando sul procuratore di Firenze, invece loro stavano preparando il procedimento a carico di Giuttari e dei suoi uomini. E quindi venne fuori che questa adesso mi sfugge. Dunque, ecco, venne fuori questo. Il procuratore di Genova interviene presso il mio capo, l'ho saputo da lui, per imporgli, questo, c'è stato un conflitto tra procure in quel momento, cioè era qualcosa di inverosimile, per imporgli la coassegnazione a me di due colleghi, che erano due colleghi che per loro motivi, io non entro nel merito, non condividevano, dimostravano di non condividere l'indagine, e io mi sono trovato in una grandissima difficoltà, e il momento più difficile è stato quello nel quale mi sono stati messi accanto questi due colleghi, perché qualunque cosa avessimo deciso dovevamo essere tutti d'accordo. E mi ricordo un'intervista di Spezzi. Spezzi è un personaggio che è morto. Quello che diceva bisognava stare attenti, perché mi ricordo che lui disse che io non potevo più nuocere, perché il capo mi aveva messo a fianco questi due soggetti. Lui era stato informato di questa situazione. Era il periodo in cui poi era stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere. E quindi lo Spezzi sapeva queste. Sono questioni abbastanza riservate, che sono interna corpore, sono all'interno degli uffici. No? Lui sapeva che questa operazione era stata fatta per bloccarmi. Poi mi ricordo che venne, ci fu un contrasto per la nomina a procuratore generale, era venuto un procuratore generale di Salerno che non si adoperò, secondo me, per porre riparo a questa situazione, secondo me, ma lui perse lo scontro in sede amministrativa, di giustizia amministrativa, con il procuratore generale Armati, che veniva da Roma, il quale, quando arrivò, io non so come mai, mi prese in simpatia. Io volle che gli raccontassi questa storia, io gliela raccontai, e lui pretese dal mio capo, dal capo della procura, che venisse sciolta la coassegnazione, che non produceva altro che ostacoli, e venissi lasciato libero di concludere i due procedimenti. I due procedimenti erano il procedimento principale dalla De Robertis e il procedimento sui, diciamo, cosiddetti depistaggi da Micheli. E io gli garantii che li avrei decisi io, nel modo più... Lui mi disse...
devi farlo tu, ma lo devi fare con urgenza. E io l'ho fatto. E se ora stiamo qui a discutere e c'è un GIP che ha accolto tutto l'impianto accusatorio e c'è una sentenza che voleva essere demolitoria, non so che cosa c'era dietro, non lo so, e che invece si risolse in un boomerang, è perché è stata annullata quella sentenza. Io, ecco, sono stato quello il momento, io non sarei qui a raccontare queste cose, perché se avessi avuto ancora quei due colleghi non avremmo combinato nulla. E diciamo, a questi due colleghi si aggiunse anche poi quello che non aveva svolto l'autopsia, che continuò all'epoca, che continuò a sostenere queste posizioni. Voi non so se sapete che nel momento, in quella settimana in cui non fu fatta l'autopsia, ci fu una discussione interna alla procura, perché c'era un collega, un amico carissimo, che si oppose a questa decisione, chiese spiegazioni e rimase tutto così. E era come una sorta di, cioè, io tante volte ho avuto l'impressione che è come se mi venisse detto: ma c'era andata tanto bene, tu vieni a romperci, vieni a fare il Pierino, vieni a fare questo. Ci arriviamo adesso su questo. Ci arriviamo. L'impressione è questa, dottore. Esistono delle intercettazioni riguardanti il giornalista di cui abbiamo parlato? Giornalista Spezzi? Sì, esatto. E come no? Oh, allora, vogliamo magari un attimo chiarire anche questa questione, perché ci sono un sacco di notizie, secondo me, che vanno in giro in merito a questa storia. Cioè, è stato fatto passare questa realtà. Sì, lo so. Di fondo, se sono state fatte delle procedure, c'erano dei motivi ben specifici. Mi sembra evidente. Non avrei agito se non ci fossero stati motivi. Motivi furono, erano. Io mi ricordo questo, e lui fu il personaggio chiave, che per una serie di circostanze così, tante volte così accadde questo. I termini delle indagini, dell'indagine contro Calamandrei e dell'indagine sulla morte del Narducci, e quindi quando vennero fuori poi gli indagati, che avevano posto in essere innegabilmente la messa in scena del Pontile, e quando vennero fuori queste cose, queste due notizie arrivarono contemporaneamente, cioè sia Calamandrei che i membri del Pontile, i personaggi del Pontile, si resero conto. Calamandrei era indagato per i delitti, questi erano indagati per questo discorso, soppressione di cadavere, tutta una serie di reati che sono connessi a questa vicenda, che è certa, non si discute, questa del doppio cadavere, perché è un discorso, abbiamo detto tante volte, c'è tutta una serie di elementi, se volete poi ve lo dico, ma insomma. Quindi subito i due gruppi, Fiorentino e Perugino, si sono coalizzati. E chi è che ha tenuto le fila? Mario Spezzi, che non era indagato da nessuna parte, era un giornalista che poteva scrivere quello che voleva, nessuno gli ha mai, solo che lui ha sempre cercato di, ha sempre, non ha mai detto, su questo punto non ha detto la verità, era su questo e su altri, perché ha sempre detto che era appunto, lui sosteneva le sue posizioni, ha detto addirittura che era stato assolto, e Spezzi non è stato assolto, è stato prescritto, perché le lungaggini
con quali il gruppo Micheli, che caratterizzarono il deposito della sentenza, lui scrisse una sentenza di 1000 pagine, secondo me inutili, perché avrebbe dovuto decidere se c'erano o meno, se c'era o meno una prognosi, diciamo, di possibile approfondimento dibattimentale, e basta. Non poteva fare valutazione di merito. Invece lui scrisse 1000 pagine per confutare quello che avevo detto io nella requisitoria, e poi l'udienza preliminare è durata quasi 2 anni, non mi ricordo, ma insomma parecchio, con rinnovo di attività, a mio avviso, che ha confermato le risultanze precedenti, e poi il deposito di questa sentenza che io attendevo per poterla impugnare è tardato anche qui di 1 anno e mezzo, e nel frattempo i reati si sono via via prescritti. Fra quelli che sono tornati al GUP di Perugia perché la Cassazione ha annullato con rinvio, c'era anche quello di Spezzi, ma quando è arrivato a Perugia anche quello di Spezzi, il reato era prescritto, quindi lui non è stato assolto, lui è stato prescritto. E la Cassazione aveva anche censurato l'assoluzione di Micheli sul punto, perché non aveva tenuto conto di una intercettazione telefonica dalla quale si capiva benissimo che lui era pienamente convinto, lo Spezzi, dell'innocenza dell'incolpato, cioè del nipote di Francesco Vinci. Quindi questa è la situazione. Quindi, dottore, la domanda... Piccione? No, c'è da dire. Volevo fare una domanda, dottore. Quindi lei praticamente ci conferma che c'è questa intercettazione, a parte, vabbè, questa ce l'ha confermata adesso, di Spezzi, dove parla con un suo collega e gli dice che lui è sicuro della in pratica, della... sì. E poi ci conferma anche che c'è l'intercettazione con un pregiudicato e con Ruocco, diciamo, no? Con una persona... Sì, ma quella è l'operazione Villa Bibbiani. E allora di che stiamo parlando? Dottore, di che stiamo parlando? L'arresto ci sta tutto, perché evidentemente questa persona poteva o inquinare le prove o reiterare il reato, quindi ci sta tutto l'arresto, era giusto? La richiesta di misura della custodia in carcere è stata fatta dal GIDES, quindi dal dottor Giuttari, era giusta. Io mi sono poi, abbiamo avuto un colloquio, eccetera, cioè, e ho avuto anch'io, avevo la netta impressione che Spezzi non avrebbe, anche perché Spezzi aveva mandato una lettera, mi pare a Panorama, non so se durante il periodo, non mi ricordo se poco prima o perché era indagato, lui sapeva di essere indagato, una lettera stranissima in cui lui dice: devo preoccuparmi, non so se l'avete letta, devo preoccuparmi per il dottor Vigna, che la notte del delitto di Montespertoli era baccagliano e che ha una calibro 22. Devo preoccuparmi del dottor Canessa, con il quale abbiamo scambiato tante parole nell'attesa dei nostri figli che uscissero dalla scuola. Devo preoccuparmi del dottor Giuttari, con cui abbiamo avuto molti colloqui, come se lui dicesse: sì, mi hanno colpito perché io sostengo una tesi non favorevole alla procura. Non era questo, non era questo il problema. Solo che la potenza mediatica di questo personaggio, a cui si è unito poi il famoso giallista americano Preston, che poi si sarebbe distinto nella vicenda Meredith, era tale per cui in quel momento tutti pensavano che lui era un po' un perseguitato, un eroe della libera stampa, perseguitato
dall'inquisitore di turno che sarei stato io. Questo era come venivo dipinto. Bene. No, Daniele, ma se questa è la situazione, se sono confermate le intercettazioni delle foglie, l'arresto secondo me è stato giusto, perché evidentemente lui poteva inquinare le prove o reiterare il reato. Lui aveva l'ipotesi di reato per cui è stato arrestato era calunnia formale con denuncia alla squadra mobile di, diciamolo pure, nipote di Francesco Vinci, Antonio Vinci, e tentata calunnia reale per far trovare degli oggetti che evidentemente potevano essere ricollegati ai delitti nella Villa Bibbiani, dicendo che la villa era frequentata da questo povero disgraziato che era del tutto innocente. Questa è la situazione, e questo purtroppo la gente non l'ha capito sul momento, ora cominciano a capirlo. Ma caro dottore, come lei sa, c'è invece molta gente che si dà molto da fare, che si dà molto da fare a cercare di affermare altre e altre e altre invenzioni sulla vicenda, perché non c'è solo un fronte, diciamo, complottista di un fronte che dicono no, guarda, era Vigna il mostro di Firenze, no, ma ce n'è questa, e a me sembra che sta salendo troppo questo trend, c'è un tentativo di destoricizzazione della vicenda. Comunque, prego ragazzi, se volete andare avanti con altre domande. Sì, io dico questa, vedendo questi forum, questi blog eccetera, mi sembra che il messaggio sia: il mostro è mio, me lo gestisco io, ognuno ha il suo mostro, e non può essere smentito, quando invece bisognerebbe fare un discorso un po' sinergico, di vedere anche quello che è il trend delle sentenze, degli accertamenti. Perché io dico una cosa, allora, finito il discorso iniziale a tutto campo, poi ci sono i sardi. I sardi sono una pista che non porta da nessuna parte, è un a perdere, finisce presa d'atto nell'89, quindi hanno perso tempo. C'era forse qualche coinvolgimento, c'era, ma non quello che noi immaginiamo. Poi c'è i compagni di merenda che si avvicinano un po', compagni di merenda che hanno svolto un ruolo, sono stati condannati, ma come, diciamo, secondo me più che altro erano fiancheggiatori, erano per esempio personaggi. Io mi rendo conto che, cercando di pensare a quello che poteva fare il soggetto che decidesse di svolgere questi delitti, doveva essere sicuro che tutta la marea di guardoni, perché questi delitti si inseriscono nel fenomeno del guardonismo, stessero calmi, buoni, non denunciassero, quindi ci doveva essere anche un'azione di intimidazione verso i guardoni, e in questa azione ci vedo abbastanza bene il Pacciani. Poi arriviamo ai compagni di arriviamo alla Lotti, che dice: il dottore ha incaricato di prelevare i feticci, e quindi viene fuori poi tutto il discorso, anche il troncone perugino. Poi viene fuori Vigilanti, e anche Vigilanti parla del Ducci. Non si è detto questo si è cercato di occultarlo, ma Vigilanti parla del Ducci, e come. Scusi, dottor Minini, non la voglio trascinare in un discorso politico, però Giampiero Vigilanti, e non voglio metterla in politica, è un personaggio facilmente collocabile in area politica, non solo per il trascorso nella legione e fra le gerarchie messine, abbiamo saputo che era autista di Almirante, insomma. E poi, dottore, questo non è confermato, ma risulterebbe, oltre a dei precedenti un po' ambigui in giovane età con qualche denuncia, insomma,
e lui teoricamente, per quanto mi risulta, avrebbe gestito dei campi di addestramento paramilitare e per le gerarchie messine, e uno dei frequentanti di questi campi, Tar Claudio Di Biasi Marucelli, sparò a una coppia a Firenze, a Pozzolatico, nel 73, e insomma lo scenario di Vigilante Claudio. Io mi chiedo solo una cosa a lei. No, non voglio fare il salto facile sulla politica, ma Narducci, la famiglia Narducci politicamente si colloca? Dunque, guardi, a questo arrivo dopo. Volevo aggiungere a quello che lei ha detto, volevo aggiungere Izzo. La Corazzin. La Corazzin, perché io... Tormignini è con un altro di destra, è con un altro di destra. Lui e anche altri che che sono stati indagati. Ora, se lei mi chiede la famiglia Narducci, dunque, loro erano, dunque, sia Narducci, il morto, che il babbo, erano massoni. Massoni, il babbo dichiarato. Come il Fascicelli, del resto. Ma con la massoneria bisogna stare attenti a non, perché è trasversale, non bisogna cadere nelle trappole, cioè non è detto per niente. E quindi c'era il suocero, il suocero del fratello, massoni anche loro, quindi era un, diciamo, politicamente era un moderato, diciamo così, no? Un personaggio. Lui io non me lo ricordo come particolarmente, cioè a quei tempi, poi erano gli anni 60, insomma, uno si vedeva se uno era schierato, in che, a me pare che lui non fosse particolarmente, era un però c'è un però. Però c'è tutta una cultura di tipo elitario, classista e misogino, che appartiene a un certo mondo di quel tipo, che poi è un mare magnum quell'ambiente. Quindi c'è un certo ambiente di questo tipo, effettivamente, e se io dovessi collocarlo, aveva anche amici di estrema sinistra, questo io me lo ricordo, come aveva anche amici invece per esempio delle organizzazioni missine. Però ecco, che facesse politica io non l'avrei mai detto a quei tempi. Ora, diciamo, qualche dubbio ho cominciato ad averlo, ma più che diciamo strategie politiche, secondo me è l'ambiente. Era l'ambiente, cioè era questo atteggiamento superomistico nicciano, Evola, personaggio di Julius, quello che potremmo definire, è un personaggio molto che non era nel fascismo, ma lo divenne nel neofascismo. E quindi in questo ambiente io comincio a qualche attenzione, io ce la metterei. Ah, caro dottor Mugnini, lei quindi chiama delle mi fa piacere, perché incontra la mia teoria balziana. Lei ha accettato, diciamo, di strutturare lo scenario della destra in questo codice di valori che crede si possa riscontrare, diceva, la misoginia, il machismo, il superomismo. Sì. Tenga presente appunto che ho detto che è un mare magnum quello. Questo è un certo, con molte suggestioni anche strumentali, poi la politica diventa chiara. È un certo filone della destra, quella evoliana. Sì, evoliana. Attenzione. Quindi Ordine Nuovo, ecco, questi ambienti qui. Sì, secondo me, io comincio un pochino, ecco, dico la verità. Questi ultimi tempi ho cominciato a riflettere su questo punto. Perché all'epoca non ce lo facevo. All'epoca lui lui faceva parte del gruppo dei ragazzi del tennis, era un gruppo, diciamo, elitario, sempre torna il discorso, ma insomma di tipo molto borghese, ecco, molto. Poi
poi se fosse anche qualcosa di più non glielo so dire, non lo faceva vedere. Ecco, un'altra cosa che il Narducci quale operava a Perugia era una cosa, cioè a Perugia lui ci teneva a mantenere un profilo, diciamo, più o meno rassicurante, non troppo, ma insomma, questo era come una vita, molto una vita a compartimenti stagni. Quindi quello che faceva qui era diverso da in altri ambienti, lui si esprimeva di più. Ecco, questo è il punto. Qui aveva l'ambiente del lavoro, era come anche. Quindi era frenato un po' da questo. Daniele. Io adesso vorrei dare l'occasione al procuratore Mignini, una volta per tutte, di ristabilire un po' la verità giudiziaria sulla questione del troncone perugino. Quindi io faccio un brevissimo riassunto e poi chiedo al procuratore Mignini di andare a fondo su questo. Perché in molti dicono che la sentenza Micheli avrebbe chiuso la vicenda sostanzialmente dissentendo in radice e quindi smentendo in profondità l'assunto investigativo. Costoro naturalmente trascurano che poi l'annullamento da parte della Suprema Corte di Cassazione rende la pronuncia Micheli di fatto priva di significatività giuridica permanente. Però quasi nessuno parla invece di una interessante sentenza che lei prima ha nominato, che è quella della giudice De Robertis, che almeno a mio parere, oltre a essere gravemente trascurata da chi studia questo problema, dice delle cose molto importanti. Ecco, quindi io chiederei al procuratore Mignini di dirci in tre punti cosa veramente la sentenza De Robertis, mai impugnata, ovviamente non è una sentenza che dà vita al giudicato per le ragioni che conosciamo e che sarebbe tecnico e lento dire ora in trasmissione, però la sentenza rimane come una sentenza non gravata e non impugnata, ne poteva esserlo per certi versi, però dice tre cose secondo me molto importanti. Ecco, una la dico subito, poi il procuratore sarà più chiaro su questo, e cioè che quello che accadde in quella giornata di ottobre sul Trasimeno fu un omicidio, e quindi la pronuncia De Robertis spazza direttamente dal campo l'ipotesi, non tanto quella dell'incidente, a cui sinceramente credo che nessuno in Italia possa credere, ma quella del suicidio. Cioè la De Robertis opta in modo perentorio in favore della tesi della morte causata da terzi. Stiamo parlando ovviamente della morte di Francesco Narducci. E questo è un punto estremamente importante. E poi qui invito veramente il procuratore Mignini a dirci quello che pensa su questo, che la De Robertis, a mia lettura, è ugualmente netta sul problema dello scambio di cadavere. Diciamo, questi due aspetti, questo discorso dello scambio di cadavere e delle connessioni fiorentine. Io volevo sottolineare su questo è il procedimento principale, quello che io affrontai per primo, perché è l'erede del procedimento originario per omicidio, quello trattato dalla De Robertis. Lì si verificò, e non è una sentenza ma è un'ordinanza irrevocabile, lì si verificò una cosa ha dell'incredibile. Chi erano gli indagati? C'era una serie di soggetti, ma in particolare Calamandrei, farmacista, e Mario Spezzi. E perché erano indagati? Perché c'era una denuncia nei loro confronti, a loro carico. C'era un'informativa del dottor Giuttari, c'erano le dichiarazioni di questo personaggio, Domenico Rizzuto, fratello di un altro Rizzuto, anch'egli abbastanza noto, e questi due soggetti, Spezzi e Calamandrei, io chiedo l'archiviazione. Perché la chiedo? Per il discorso omicidiario, perché non avevo elementi sufficienti
per sostenere l'accusa in giudizio. Voi capite, a distanza di 16 anni dal fatto, procedere per omicidio, insomma, non è omicidio proprio, non era una cosa. Difatti, quando Spezzi dice sono stato arrestato perché ero considerato il mostro di Firenze o l'uccisore del Narducci, dice una bugia, non è vero che l'ho arrestato per quello. Basta andare a vedere il capo di... Io lo dico, non è per quello che... quindi io chiedo... Allora, per l'omicidio con formula dubitativa. Articolo 125, disposizioni d'attuazione del codice di procedura penale. Per gli altri reati, che erano quelli commessi all'epoca, si era introdotta nel frattempo la legge Cirielli, la famosa legge Cirielli, che ha praticamente dimezzato i termini di prescrizione. I reati erano tutti prescritti, quindi io dovevo chiedere l'archiviazione. E Spezzi e Calamandrei avrebbero dovuto essere d'accordo, invece no. Cioè, io non ho mai visto una cosa del genere. Loro, praticamente il discorso che facevano era questo: tu devi archiviare, ma per il motivo che ti diciamo noi, e cioè devi smantellare tutta l'indagine. Non c'è omicidio, non c'è doppio cadavere, non ci sono connessioni fiorentine. Io avrei dovuto, in pratica, commettere dei reati per negare quello che risultava dagli atti. Un cadavere alto 1,60 m non poteva arrivare a 1,82 m, come era un cadavere brachicefalo, non poteva essere subdolicocefalo come in Narducci. E particolare interessante sotto tanti punti di vista, il famoso grembiule vetero massonico punitivo. Questo è importante. Questo è stato, così è stato descritto. E questo c'era nel cadavere autopsiato, diciamo, e quindi in quello del Narducci, ma non c'era nel cadavere ripescato, perché gli addetti alle pompe funebri, a cui posta la domanda, dice: mai, non abbiamo mai messo una cosa del genere. Quindi il famoso telo è importante sotto tanti punti di vista, ma è importante come ulteriore conferma del doppio cadavere. E poi questo cadavere probabilmente era quello di questo corriere della droga messicano Jorge Hernández Heredia, che era morto, trovato ucciso nei pressi del lago Trasimeno sotto un cavalcavia negli anni 82-83, qualcosa del genere. Poi era rimasto in Italia perché non era stato esattamente identificato. Probabilmente, se voi vedete come era vestito, coincide perfettamente con l'uomo di Sant'Arcangelo. Comunque, a prescindere da questo, quindi la De Robertis, solo che voi non conoscete, bisogna anche avere un quadro dei personaggi. La De Robertis è una donna molto modesta, molto educata, riservata, timida, che ha fatto sempre il suo dovere. È anche un po' ingenua, forse. È stata anche totalmente diversa dal personaggio brillante e diciamo molto, molto, diciamo così, molto stimato, che era Paolo Micheli, che aveva delle caratteristiche molto, diciamo, molto più, fra virgolette, aggressive nel senso di come si presentava. Insomma, era un personaggio che veniva considerato una specie di oracolo. Quando io ho letto la sua sentenza, e devo dire la verità, ci ho messo poco a fare il ricorso, perché tu non puoi fare una sentenza, a parte diceva delle cose che sono veramente qualcosa che mi è rimasto in mente, come per esempio il fatto che persone per bene, persone di elevata condizione sociale, come quelle coinvolte nella vicenda, non possono essere
non le si può accusare di associazione per delinquere. Questo è un discorso che io non posso accettare, no? Per carità, bisogna vedere in concreto. Quindi la cosa che accadde in quel procedimento De Robertis fu questo, che questi due fecero fuoco e fiamme per continuare ad essere indagati, pur di non accettare, pur di non veder passare la accettazione da parte del GIP di tutto l'impianto accusatorio. Io resisto. I Narducci hanno voluto fare ricorso. Il ricorso contro l'ordinanza irrevocabile è stato dichiarato inammissibile dalla settima sezione della Corte di Cassazione con condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che è un illecito amministrativo, come una contravvenzione stradale. Quando uno fa un ricorso palesemente inammissibile, che non è su un provvedimento non ricorribile, questa è la sanzione, e loro sono stati sanzionati. Quindi l'ordinanza della De Roberti si è rimasta in piedi. Quella di Micheli è stata travolta. E vorrei far notare che anche sul primo capitolo, quello dell'associazione per delinquere, il procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento integrale del mio ricorso. Procuratore generale Gaeta. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha detto sì, è vero, anche nel primo capo di imputazione il GUP ha debordato dai suoi limiti e allora mi devi accogliere il ricorso, non hai altre, lo dici tu stessa, ma lì si è lasciata andare a una valutazione di merito. È difficile che si arrivi a qualcosa, un approfondimento dopo tanti anni dal fatto, e quindi in pratica la reiezione non è per una motivazione di legittimità, ma c'è un discorso di merito che la Cassazione non poteva fare. Quindi lo dice la Cassazione stessa, che anche nel primo capitolo avevo ragione, e io ci ho messo una decina di giorni a fare quel ricorso. È stato fra l'altro un'esperienza, perché fare i ricorsi per Cassazione lì devi motivare l'errore logico, i numerosi errori logici in cui è caduto Micheli nel fare quella sentenza così, così inutile, che ha fatto perdere tempo a tutti. Questa è anche perché appunto non puoi ritardare in questo modo una pronuncia. Ecco, altre cose io non so se mi sono spiegato. Ma non c'è solo questo, c'è anche l'ordinanza del riesame, perché io chiesi una misura cautelare all'inizio delle indagini, mi fu respinta, io dovetti fare l'appello al tribunale d'appello cautelare, e il tribunale anche lì ha respinto l'appello perché non c'era il discorso sul piano del pericolum in mora, delle esigenze cautelari, ma mi ha dato ragione su tutto, anche lì. Quindi, dal punto di vista giudiziario, devo dire, le uniche pronunce che hanno retto sono quelle. Quella di Micheli è caduta subito. Nonostante questo, continuano a ripetere le affermazioni di Micheli, le leggo su, che poi sono anche dal punto di vista diciamo del contenuto, sono anche non verosimili, non illogiche, non si capisce quello che vuol dire sul discorso del doppio cadavere, sul discorso dell'omicidio, e soprattutto poi tu dovrai attenerti a quello che ti dicono, c'hai delle risultanze, dovrai attenerti, non fare. E invece un po' aveva questa caratteristica di prescindere un po' da quelle che erano le risultanze. Sì? Prego, prego. Prego, prego. No, io dico che secondo me ad oggi
pure quando si parla in generale, c'è scarsa cultura, secondo me esiste scarsa cultura della giurisprudenza, perché la sentenza Nichelli, come quella Ferri per Pacciani, sono due sentenze che sono state cassate, cioè cassate dalla, cioè sono state annullate, quindi neanche esistono a livello giurisprudenziale, no? Mi conferma questa cosa qui. Che, non solo, cioè, ma quando si dice... nemmeno... Prego, prego. E lo dice Spezzi, che Pacciani è morto innocente. Sì, vabbè, non c'era una condanna definitiva, ma era stato condannato, è rimasta in piedi la condanna di primo grado. È l'appello che è stato annullato. Lei mi deve dire una cosa su questa cosa, qui. Sì, lei mi deve dire questa cosa perché io, ma infatti c'è un po' di no, no, io ci litigo sempre su questa cosa perché io non concepisco il fatto che si dica che Pacciani è morto innocente, perché al momento in cui la Cassazione mi associo, non c'era una sentenza definitiva, questo sì, però c'era una condanna non definitiva in primo grado, era rimasta in primo grado. Siccome qui ci si espone poi anche a dire cose inesatte ed è giusto che non lo si faccia, allora quello che è accaduto è sufficientemente chiaro. Pacciani viene condannato in primo grado, sì. Poi l'annullamento della sentenza ogni bene di condanna è completo in appello, per cui lui viene in seguito all'annullamento, la sentenza ogni bene, lui viene dichiarato dalla seconda giuria di merito soggetto non colpevole. Poi però la Suprema Corte di Cassazione annulla questa seconda pronuncia, cioè quella della Corte d'Appello, della Corte d'Assise d'Appello fiorentine, e dispone un nuovo processo a suo carico. Dopodiché sì, ovvio, per forza, si deve fare per forza. Questo però non vuol dire due cose. La prima, non vuol dire che rivive la sentenza di primo grado per quanto riguarda gli effetti. Tanto è vero che Pacciani era un errore. No, no, è così, è così. Chi sì? Ma no, il primo grado resta. Una norma della Costituzione repubblicana statuisce che chi è non colpevole quando la sentenza è definitiva, quindi questo è sicuramente nei fatti. Quando però, è definitiva? Però questo non, e qui è vero, però invece quello che dici tu e che diceva prima anche il procuratore Mignini, questo però non autorizza la semplicistica frase secondo la quale Pacciani muore da innocente. Pacciani muore da non colpevole, questo è vero, con sentenza in giudicato, però è una persona sottoposta a giudizio, un giudizio che sarebbe arrivato presto e con nuovi elementi di ricerca della prova che erano peraltro già affiorati nell'ultima udienza del processo. Questa è la verità giuridica sulla vicenda, anzi giudiziaria. Certo. Non è completa, non è completa però, perché Pacciani poi... Un secondo. Pacciani poi però viene in un'altra sentenza, quella che comprende, postumamente viene indicato come quella dei compagni di merende. Il problema sentenza non lo riguarda. Sarebbe probabilmente stato condannato se è possibile fare un, però non ha riguardato lui quella sentenza, quella riguarda lui, è morto. Lui è morto. Io avrei, ti do la parola. Penso che degli elementi, questo sì, perché probabilmente Pacciani avrebbe parlato in appello. Pacciani fra l'altro parlava anche del medico Perugino, lo diceva, indagate su questo perché va a mio vantaggio. Aveva detto di indagare anche su vigilanti Pacciani in questi stessi termini. Ma dottore, io mi chiedo, però ecco, è solo una questione giuridica, ma
quando i compagni di merende vengono condannati per concorso in omicidio plurimo con Pacciani, certo non, no, questo non giudica Pacciani che la morte estingue il reato, però diciamo quella sentenza formula postumamente la colpevolezza di Pacciani nel proclamare Vanni e Lotti complici del suddetto. Questa è come la sentenza che condanna Rudi come concorrente di Amanda di Sollecito e poi questi sono stati assolti. È la formula dell'imputazione originaria che rimane quella, questo è il punto. Però non ce l'ha più Pacciani ormai. Certo. È interessante, è una posizione risolta. Però ecco, di queste cose vedo tante volte commenti che fanno nei forum, nei blog, cose. Sì. Più che altro è venire a negare, perché io mi chiedo, dottore, lei poco fa, mezz'ora fa, faceva riferimento, per un momento ha detto, la mia impressione personale, io le chiederei, al di là della sua funzione, del suo contributo, oggi nel 2021 lei se la sente di fare un bilancio, ma anche, no, non la voglio invitare al registro informale o colloquiale, ma in confidenza, cioè la sua visione storica della vicenda, anche in quelle incerte istanze generiche del 68, del 74, e poi chiudo, e la coincidenza della presenza di Narducci nel settembre 74 a Firenze documentata, lei crede che sia solo una coincidenza, non può lasciare spazio a un coinvolgimento, perché settembre 74, cioè abbiamo la presenza di Narducci a Firenze documentata in concomitanza curiosa col delitto di Rabat, ma questa era la suggestione finale. Volevo sapere la sua opinione sul mostro di Firenze, sui delitti delle coppiette. Io mi sono convinto che si tratta di un gruppo di persone, di un gruppo potente, organizzato, che ha operato, che in qualche modo opera tuttora, perché diciamo ha dei legami con delle realtà che esistono ancora oggi, e quindi è un discorso molto più complesso di quello che si riteneva. Fra l'altro questi famosi feticci a che servono? Perché bisogna domandarsi, nel momento in cui c'è questo discorso della escissione, del fatto che c'è chi paga per averli, devono avere una funzione, che è difficile allontanarsi da una impostazione di tipo esoterico, no? di tipo difficile. Quindi, e soprattutto poi io mi domando come faceva un singolo, doveva farsi da palo, controllare tutto l'ambiente. E non arrivi una volante, nessuno, per controlli il mondo, chi sei? Una di scarsità di illuminazione, doveva procedere alle scissioni, cercando anche di illuminare la scena, perché aveva bisogno della luce, e doveva poi bloccare eventuali guardoni che si sarebbero fatti avanti. Io mi domando, cioè veramente non ritengo che fosse possibile questo. Non ritengo che fosse possibile. Ci sono stati poi degli esempi negli Stati Uniti, per esempio, i famosi Chicago Rippers, sì, che erano un gruppo di persone. Sì, per fini rituali, mutilazioni del seno. C'è tutta una cultura misogina. Sì, di mutilazione genitale femminile, mutilazione genitale misogina. Questo misogina è in un certo contesto, diciamo così, paganeggiante, diciamo, certo, così. Lei parla più di categoria pagana che satanica, cioè a parte che si possono compenetrare. Satanica, sì, satanica, diciamo così. Chiaro. Però ecco, per dire il contesto da cui viene, sì. Insomma, ancestrale, certo. Mi sembra di sì. Quindi, dottore, io ho un'altra domanda da porle. Quindi, sì, praticamente
lei praticamente ha detto che si è convinto, ultimamente si è convinto di questa storia, che secondo lei sono più persone. Io volevo chiederle proprio una cosa. Sono due domande in una. Allora, i compagni di merende, secondo lei, sono stati esecutori materiali dei delitti, quindi Pacciani, Vanni, e Lotti e forse anche qualcun altro? E la seconda è, Narducci, secondo lei, era solo un mandante o ha partecipato agli omicidi? Cioè, è stato lì nei posti e ha sparato e ha esciso? Guardi, per quanto riguarda i compagni di merende, ci sono delle sentenze che vedo che non vengono rispettate nei forum. Lei, dottore, crede si possa discutere? Si possa discutere? Scusi, dottore, prego. Non sono rispettate perché devono essere rispettate. Quello che hanno detto sono definitive, quindi sono sentenze che vanno rispettate. Quello che hanno detto, però queste stesse sentenze lasciano aperta la strada ad altri soggetti. Tra l'altro, queste sentenze riguardano gli ultimi 4 duplici omicidi. Quindi Baccagliano, Galluzzo, Vicchio e Scoppini. I primi 3, 74 e i 2 dell'81, non c'è condanna per nessuno, sono ancora un mistero fitto. Quindi ora poi mi si chiede del Narducci. Io posso dire questo, che nel corso delle indagini vi sono stati continui riferimenti al possesso dei famosi feticci, continui. Faccio un esempio: l'autista del presidente del tribunale, Raffaele Zampa, presidente, l'autista si chiamava Beccaccioni, mi pare, viene da me, si presenta, ma come lui ce ne sono poi altri, è sempre di personaggi qualificati, si presenta e dice: volevo riferire questo fatto, sono stato a cena, il presidente l'ho accompagnato, lui aveva una cerchia di amici, presidente, durante la cena uno di questi amici, erano i giorni della scomparsa del Narducci, successivi al ritrovamento del finto cadavere, diciamo così, e uno di questi gli disse: sono stati trovati i feticci nell'abitazione fiorentina del Narducci. Questo è quello che gli disse, lui ha sentito, sono usciti: presidente, dovremmo andare a fare la denuncia. Ma che vuoi denunciare, ormai questa è la risposta, hanno sofferto tanto, non facciamoli soffrire ancora. Presidente del tribunale, questa è una dichiarazione che io ce l'ho agli atti, ma ce ne sono altre, sempre presidenti del tribunale che vengono fuori, diciamo, sanno di questa cosa. E poi mi ricordo un'altra cosa. I personaggi fiorentini che noi abbiamo attenzionato, per esempio Calamandrei, per esempio l'avvocato Iommi, sì, personaggio... Dottore, la moglie dell'avvocato Iommi affittava la casa a Susanna Cambi. Sì. Questi, mi ricordo, negavano con rabbia qualunque rapporto con Narducci, come se fosse la peste, e dicevano come se io non... E tanto che nella sentenza Calamandrei Calamandrei viene assolto con formula dubitativa, non con formula piena, viene assolto perché, dice il gruppo De Luca, perché benché fosse chiaro che conosceva il Narducci, ha sempre negato questa circostanza, e si vede perché avrebbe dovuto negarla se fosse una circostanza neutra, diciamo così. Questa io mi ricordo, c'è addirittura una intercettazione che riguarda
i due figli del Calamandrei, uno è morto, in cui i due parlano del babbo, e a un certo punto viene fuori questo discorso: ti rendi conto che se viene fuori che il babbo conosceva questo di Perugia, il babbo è spacciato? E già, perché lui era qui nell'85. Questa è, allora, perché era spacciato? Che cosa faceva? Che cosa aveva il Narducci di tanto importante? Se fosse stato un personaggio minore, un personaggio così, mi sembra strano che non sarebbe stata messa in atto una messa in scena così clamorosa come quella. Evidentemente era un personaggio chiave. Poi, se partecipasse direttamente o magari custodisse, questo non lo sappiamo, è difficile dirlo. Certo, era un abile medico, e ci sono anche degli episodi che denotano la sua abilità, episodi nella vita di medico, sono stati riferiti da colleghi. Poi però io al di là di questo non mi spingo, non lo sappiamo. Dottore, per quanto riguarda invece, se dovesse, sempre in un colloquio informale che comunque insomma pubblicheremo, come la morte di Narducci, cioè chi l'avrebbe voluta, quindi da Firenze, oppure secondo da una matrice familiare che sopprime una persona che scopre essere coinvolto nei delitti, oppure io delle idee me la sono fatta l'idea. No, ovviamente non la dico, perché affermazioni del genere, però quello che mi colpisce è questo, che il Narducci è un, io l'ho visto com'era, non ho mai visto un cadavere così messo male, tra l'altro con la bocca aperta. Non so se l'avete visto. Sì, quella foto. Sì, sono abiti molto, non sono gli abiti che si mettono a un defunto, no? Di solito si mettono a un defunto abiti eleganti, no? Invece questo era messo, c'era questo famoso grembiule che non aveva alcuna funzione pratica, e quindi si deve ritenere che avesse una funzione non pratica, ma simbolica. E il consulente che io ho chiamato ha detto: questo è una pratica di massonica arcaicizzante di natura punitiva, come se questo soggetto fosse stato degradato. Ora, questa gestione del cadavere ce l'hanno avuta tutti, anche i familiari. O i familiari sono stati costretti, non lo so. Ecco, c'è il sospetto che certi comportamenti dei familiari, che non volevano le indagini, c'è il sospetto che potessero essere comportamenti imposti sotto minaccia. Però al di là di questo io non posso andare. Certo, è un discorso però che io, quando ho visto quel cadavere, dico: mamma mia, non avevo mai visto in quelle condizioni. Quindi certo, se all'epoca, invece di tirar via, di portare il viso dall'altra parte, girare il viso e far finta di non vedere, si fosse visto, forse si sarebbe provato il responsabile o i responsabili. Secondo me più Gianluca. Dottore, io ragazzi
aspetta, aspetta Gianluca. Ragazzi, facciamo altri 10 minuti, poi liberiamo il dottore perché lo stiamo. Questa comunque tornando alla pistola, questa potrebbe essere la 22, però ha la stessa, ha la stessa struttura della canna e anche l'impugnatura qui della Beretta 92. Ah, questa qua è devi chiedere anche questa devi chiederla al grafico dove l'ha presa. Facciamo sta figura, neanche cioè, sappiamo le pistole. Io. È una bellissima pistola. Ce l'ha fatta il nostro grafico. Io penso che abbia preso una 22, credo. No, sarà una 22, però è diretta. E ha la stessa struttura di quella più grossa. Quella fa molto più male. Calibro 9x21 o 9x19, quella militare. Bene, bene. Io proverei il cellulare. Lei prima ha parlato di questo discorso tra Canessa e Giuttari, no? Mm. In un certo qual modo ha dato uno stop a tutto. Giusto? Canessa. No, nel senso, cioè, quando si è parlato, insomma, di determinate persone che potevano essere indagate rispetto ad altre che non potevano esserlo. Io mi ricordo questo, tanto per tornare a Spezzi. La rottura fra Perugia e Firenze è dipesa da Spezzi, dalla perquisizione a Mario Spezzi. Perché da quella perquisizione Mario Spezzi telefonò a Nannucci, cioè ci fu un colloquio. Anzi, Nannucci, procuratore, telefonò a Spezzi e gli disse che perché stavo procedendo io nei suoi confronti. Invece mi aveva chiesto anche a me addirittura. Io gli risposi, sono competente territorialmente perché questi reati li ha commessi qui. E poi praticamente successe che gli disse... Se tu vuoi puoi chiedere che venga spostato il procedimento a Firenze, e l'anno successivo Firenze cercò di votare a Firenze il procedimento Narducci. Io mi sono opposto alla Procura Generale della Cassazione e la Procura Generale mi ha dato ragione. Da lì è venuto fuori poi tutto il... È venuta fuori la cassetta registrata. Si dice Giuttari ha tenuto per anni questa cassetta, ma è normale, è chiaro. Giuttari non poteva immaginare quello che nel frattempo sarebbe successo. Qui si sono a un certo punto verificati una serie di episodi e lui ha preso atto alla fine che c'era questo comportamento. Non era un fatto isolato, ma era ripetuto. E quindi si è ricordato di quel colloquio. E da lì è venuto fuori tutto. E il rapporto Perugia-Firenze, il rapporto di collegamento di indagini si è bloccato. Si è bloccato per Mario Spezzi. Questo giornalista di Sant'Angelo in Vado non è di Firenze. E si arriva, mamma. Sì, è Marco di Sant'Angelo in Vado. Daniele, spegni il microfono. Ok, dottore, io poi le volevo fare, per quanto mi riguarda, l'ultima domanda e poi sì, volevo fare. Allora, per quanto riguarda Narducci, le risulterebbe che ha fatto il servizio militare nei pressi di Firenze? Le risulta questa? Lui, e soprattutto, certo, te lo confermo io. Sì. No, soprattutto anche in un periodo, diciamo 74, quel periodo lì, insomma, dell'omicidio. Si trovava alla scuola di sanità militare di Firenze nel agosto-settembre 74.
e poi fu riformato e tornò a Perugia. Quindi era a Firenze in quel periodo. Strane coincidenze. Agosto e settembre comando in trasporto. Sì, sì. Eh no, era una coincidenza singolare. Sì. Adesso mi pare, adesso credo che fosse proprio quel periodo, il periodo proprio corrispondente al periodo del delitto. Ve lo confermo, è un mese tra agosto e settembre, poi viene riformato. E lui tra l'altro sta in via Tripoli al comando interforze, che è vicino a dove è partita la vittima femminile, che diceva la stazione, quella è più suggestione. Comunque assolutamente sì, è documentata. Io poi posso aggiungere anche, cioè, stiamo a ragionare di Narducci coinvolto nei delitti dell'85, diventa posto di voi. Per la conoscenza personale, diciamo, conoscenza come diciamo coetaneo del, era un soggetto che sparava al poligono, ecco. Faceva sci nautico, era un provetto nuotatore, e quindi è una cosa che mi ha colpito. Non so se avete visto il film di Spezzi, proprio, credo sia di Spezzi, dell'85, quello della pista sarda, quello che sostiene la pista sarda. Ma in questo film il protagonista non è una specie di pastore sardo che è, diciamo, più compatibile con le sue idee, è un giovane, credo fosse anche medico, se non sbaglio, nel film, che ha una Lacoste blu. Esatto. E Narducci usava la Lacoste blu, un giovane medico che andava al poligono e che, diciamo, era molto ricercato dalle donne, eccetera. Ecco, io sono rimasto colpito perché di tutti i vari possibili mostri che ci sono stati propinati, questo era quello più vicino a quello, al personaggio che è stato considerato come tale. Comunque io ho indagato sulla sua vita anche, ma ho indagato soprattutto sulla sua morte, ho cercato di capire chi potesse averlo ucciso. Quindi per me lui è stato una vittima, anche se chiaramente una vittima è stata, il movente del delitto era chiaramente riconducibile alla sua vita a Firenze, insomma. Quindi non so se ci sono altre cose, altre osservazioni. Siamo a posto. Se c'è qualcosa che devo chiarire, perché domanda, finiamo così, Finiamo così? Guardi, a me, procuratore, faceva piacere che lei dicesse una parola sull'enigma di Calenzano, cioè la presenza di Narducci a Calenzano e la prima trasferta americana. Dunque, Calenzano risulta che nel periodo in cui si verificò il delitto di Calenzano, Narducci doveva stare negli Stati Uniti, a Filadelfia in particolare, non come sarebbe stato nell'85 alla Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota, ma a Filadelfia. Io ho fatto fare accertamenti, ho cercato di capire anche qual era l'orario c'era un orario abbastanza elastico e avevano la possibilità di allontanarsi in questo corso che faceva a Calenzano. Certo, sembrerebbe, io questo però non ho, non c'è un verbale, non sembrerebbe che vigilanti ne parli, non si capisce se parla del delitto di Calenzano o del delitto di Vicchio, e dicendo che era con il Narducci. Questo io l'ho sentito anche dalla registrazione fatta dal giornalista Fiore di Giallo. Poi, la verità, procuratore, parla abbastanza nettamente di Calenzano, sembra più orientato a Calenzano. Sì, sì. Entrambe. Sì, sì.
Non mi stupirei se lui avesse trovato il tempo di ritornare, non lo so, questo, però teoricamente, e fu quello, fu il fatto che lui si doveva trovare negli Stati Uniti a far interrompere le indagini su di lui, perché si ipotizzava la pista tarda, la pista, il killer solitario, e quindi a me dispiace solo, posso dire, ho conosciuto Canessa, siamo andati abbastanza d'accordo per un certo periodo, mi dispiace molto di non aver fatto la conoscenza di due magistrati, uno che Lazzi, perché Gabriele Chelazzi, non so se lo sapete, aveva chiesto a Michele di incontrarlo perché doveva parlargli poco prima che scoppiasse lo scontro tra le due procure. Questo me l'ha detto Michele Giuttari. E l'altro, che non ho avuto il piacere di conoscere, è Pierluigi Vigna, che però si è interessato a me, ha chiesto come fossi al suo collega Canessa. Però ecco, questi due, quindi io i discorsi che sento fare su ho sentito anche su Vigna, non è che li contesto, non posso dire niente, io non l'ho conosciuto, l'ho sempre... Giuttari ne aveva una venerazione, devo dire. Non era solo a Firenze. E quindi ecco, questo però mi è dispiaciuto. Mi pare che una volta Canessa mi portò i suoi saluti. Lui seguiva le indagini che stavamo conducendo. E se voi guardate l'intervista che gli ha fatto Cochi, è molto indicativa. Quando si parla del Narducci, voi seguitela verso la fine. Sì. Cosa dice? Possibilizza, no? Come? Cosa dice? Possibilizza. Lui dice, fate come vi pare, ma quando lui disse, quando questi sono stati arrestati, non erano stati arrestati, sono morti, i delitti sono finiti. Sì. Dice qui. Guardatelo perché è interessante. Assolutamente, sì. Però ecco che Lazzi, Michele Giuttari, me ne parla in termini, devo dire, anche Crini. Con Crini siamo rimasti d'accordo, poi ha sostenuto la requisitoria del processo Meredith di appello, del nuovo appello. E di Luca Turco non può dire niente. Ma Luca Turco, nonostante ci abbia inquisito, eccetera, io per una motivazione che io veramente non voglio scendere in polemica adesso, però mi pare che sia un magistrato serio, un magistrato onesto, integro, e fa la sua parte, si può sbagliare, ma mi pare che nel panorama della magistratura sia un magistrato che è coerente, che non si lascia intimorire, cosa molto importante oggi, e che va avanti per la sua strada. Mi sembra di poter dire questo. Dottore, e Giampiero Vigilanti? Ma Vigilanti è... Vigilante è il tipico personaggio di quell'ambiente, di quel mondo. Nella sua elusività, nella sua imprendibilità. Ma non... Va bene. Non lo so, non so. Non è che mi riesce facile vedercelo in queste situazioni. Più che altro, credo che facesse la guerra lui, perché era più che altro. Però, sa, quando uno si trova... E poi c'era tutto un giro, se quel giro ha qualche fondamento, questo può spiegare, e soprattutto il personaggio di Izzo. E qui mi sono rimasto sorpreso, perché
avrei immaginato delle indagini che invece Padova, mi pare, voleva fare e Perugia non ha fatto. Cioè a Perugia ancora sentono, io noto questo, c'è ancora l'influsso della sentenza Micheli. Una volta lo dissi, dico, guardate che la sentenza Micheli non c'è più. Può dispiacere a molti, ma non c'è più. È stata cassata, non esiste più. Come quella di Verdi. In maniera anche abbastanza dura. La Cassazione. Stavolta, sì. Ragazzi, io libererei il dottore. Libererei il dottore. Guarda, abbiamo fatto due ore. Noi la liberiamo, ma malicuore, perché sono almeno il dottore le vorremmo chiedere. Ma quest'anno, ecco, ve lo ricordo. Quest'anno sono 20 anni dall'inizio della mia indagine. Sì, dal 2001, come ricordava. Iniziò nel 2001, 25 ottobre, quando feci lo stralcio e aprì il procedimento, e quindi il 25 ottobre di quest'anno sono 20 anni di indagine. 5 ottobre, ancora ritorniamo, giorni narducciani, sempre anniversario. 25 ottobre. 25. Pardon. 25 ottobre di quest'anno, quindi alla fine di quest'anno, il ventennio. Prima di chiudere, volevo strappare una promessa al dottor Mignini, se più avanti ci tornerà a trovare, se ci sarà possibile. Quindi ecco, abbiamo strappato la promessa, Francis, quindi ci sarà ancora. Iri est obligatio. Ah, grande, grandissimo. Dottore, guardi, è stata una gioia, un piacere, ma più che altro un'iniezione di coraggio e di determinazione. Grazie di cuore, io mi associo a Marco, la mia unica ambizione è riaverla un'altra volta e ascoltarla parlare. Ragazzi, grazie, ragazzi, dottor. Chiudiamo l'intervista. Salutiamo grazie, il dottor, dottore. Ciao Gianluca, ciao Daniele. Un saluto a tutti gli ascoltatori. E ragazzi, rimaniamo un attimo in privato per i saluti. Ok, grazie per la sua gentilezza, dottore, e grazie per il suo magistero. Grazie infinite. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Arrivederci. Eccoci.